Appena concluso l'incontro casalingo nei confronti di una Lube veramente fortissima da parte della CMC, purtroppo un nulla di fatto, 3-0 per la Lube. Siamo insieme a Valdo Cantor, sentiamo i primi flash. Beh, innanzitutto voglio ringraziare tutto il pubblico che è venuto, molta gente, questo mi fa molto piacere. Speriamo che al di là dei tre risultati positivi delle prime tre giornate, cioè non sia solo per quello che il pubblico era qua. È vero che Macerata attira anche tanta gente, però niente, mi è piaciuto un palazzetto così molto, molto pieno, molto, con gente che abbiamo bisogno che ci stia vicino. Poi per quello che riguarda la partita, loro bisogna fare complimenti, hanno fatto una partita bellissima, incredibile, soprattutto sul fatto dell'efficienza, perché non hanno sprecato, non hanno giocato bene tutti i palloni con tanta solidità, e anche noi quando abbiamo cercato di metterli in difficoltà con delle battute molto forti, comunque hanno ricevuto palle sulla testa del palleggiatore, che poi con gli attaccanti che hanno si fa fatica a tenerli a muro e difesa. Quindi abbiamo ottenuto solo il secondo set, che con quel 23 pari e quella battuta di Clement magari ci si poteva fare qualcosa di più a muro e difesa, però è vero che in quei frangenti lì, quando loro mollavano un po', noi non siamo stati in grado ad approfittare quelle palle che loro mollavano e chiuderle in nostro favore. E poi gli altri due set è stata tutto in salita per noi, e loro hanno giocato benissimo. È mancato un po' dal punto di vista della convinzione, secondo te, la nostra squadra, o soprattutto un discorso di fondamentale? Non solo un discorso tecnico, è così, né tattico. C'è stato qualcosa a livello di subire psicologicamente magari troppo presto la partita, e quindi non siamo andati sciolti già nel primo set, anche se è vero che loro hanno tirato, hanno fatto delle belle cose, hanno giocato una pallavolo stupenda, però noi abbiamo, è difficile essere lucidi, essere con un atteggiamento incredibile quando l'altra squadra ti viene sopra ed è nettamente migliore di te. Però lo stesso credo che noi potevamo fare qualcosa di più a livello di atteggiamento in campo. Bene, sportivamente cessiamo questa purtroppo sconfitta. Comunque Ravenna ha ancora 9 punti e siamo ancora in una posizione di grande riguardo in classifica. A presto con Valdo Canto. Grazie. A presto, grazie.